fino a dove ti spingeresti se la tua vita o quella delle persone che ami fosse in pericolo. E se l'unica via d'uscita fosse quella di barattare la cosa più preziosa che possiedi, cioè un pezzo del tuo corpo, lo faresti? Mi chiamo Teresa Potenza e sono una giornalista. Quella che hai ascoltato è la voce di Nisreen, una donna coraggiosa che si è ritrovata improvvisamente senza nulla, con due figli accanto e un marito vittima di rapimento. Di fronte a una situazione così tragica, Nisreen ha fatto una scelta drastica, ma consapevole. Ha venduto il proprio rene a qualcuno che ne aveva bisogno. Questa è la sua storia. Una storia che ci attraversa come un pugno nello stomaco, ma che fa da sfondo a qualcosa di più grande. Perché usare un proprio organo come merce di scambio è una pratica eticamente inaccettabile, oltre che illegale. Chiaro che se tu vuoi fermare un traffico d'organi che coinvolge poteri forti, devi avere una giurisdizione che travalichi i confini nazionali. E allora, che cosa c'è dietro una scelta simile e quali sono le conseguenze? Qual è il ruolo e la responsabilità della legge e della società? E in Italia, in Europa, come stanno le cose? La vera soluzione sta nel trovare la risposta a tutti i pazienti che hanno bisogno del trapianto. A queste e altre domande cercheremo di dare risposta, insieme a psicologi e medici, criminologi ed esperti di relazioni internazionali. Perché quello a cui nessuno pensa, alla fine di tutto, è il filo indissolubile che lega le vite ai suoi due estremi. C'è chi si ritrova costretto a vendere un pezzo di sé per sopravvivere e chi, per sopravvivere, ne ha un disperato bisogno. Merce di scambio è una produzione Podstar. Prossimamente su tutte le piattaforme di ascolto. Vieni a scoprire il progetto su podstar.it.